Buongiorno a voi tutti e benvenuti sul nostro programma. Vi leggerò dal libro del profeta Osea, al capitolo 12, i versetti 6 e 7. Or l'Eterno è l'Iddio degli eserciti, il suo nome è l'Eterno. Tu, dunque, torna al tuo Dio, pratica la misericordia e la giustizia, e spera sempre nel tuo Dio. Mi piace sperare sempre nel mio Dio. Il Signore ci invita a fare questo, e ci invita per quale ragione? Perché sa che l'uomo spesso si scoraggia, l'uomo tende a perdere la speranza, l'uomo tende a dimenticarsi di Dio. Nei momenti di difficoltà l'uomo cerca di andare avanti da solo e successivamente invece si ricorda che c'è Dio e chiede aiuto. Allora qui il profeta ci dice: spera sempre nel tuo Dio, ogni giorno, fin dal mattino. E dice ancora: torna al tuo Dio. Ogni giorno dobbiamo compiere questa marcia verso il Signore. Se saremo in grado di compiere questo, ci verrà facile praticare la misericordia e la giustizia. Il nome del nostro Dio è l'Eterno, ci dice ancora il profeta. Quindi la parola Eterno apre alla nostra mente l'infinito, qualcosa che non si esaurisce mai, qualcosa che è sempre presente ed onnipresente. Questo è il nostro Dio e per questa ragione noi possiamo sperare in Lui. Cosa potrebbe offrirci di più il nostro Dio per rassicurarci? Lui che rappresenta l'eternità. Affidiamoci e accostiamoci a Lui con grande speranza, perché il suo soccorso non tarderà mai a venire e le sue promesse si adempiranno sempre. Una buona giornata da parte mia e la grazia del Signore sia con voi.